Forse lì c'è qualcuno che non dorme. Beh, comunque che ci siete oppure no, io c'ho una cosa da dire. Oggi ho avuto una discussione con un mio amico. Lui è uno di quelli bravi. Bravi a credere a quello in cui gli dicono di credere. Lui dice che se uno non crede in certe cose, non crede in niente. Beh, non è vero. Anch'io credo. Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei ritti che i Creature. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre o un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un'Inter come quella di Corso Mazzole Suarez non ci sarà mai più. Ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa. Credo che non sia tutto qua. Però, prima di credere in qualcos'altro, bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche Dio. Credo che se mai avrò una famiglia, sarà dura tirare avanti con 300.000 al mese. Però, credo anche che se non leccherò culi come fa il mio caporeparto, difficilmente cambieranno le cose. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempie. Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso. E credo che da te non ci scappi neanche se sei di merda. Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri. Perché comunque non puoi sapere proprio un cazzo della vita degli altri. Credo che per credere, in certi momenti, ti serve molta energia. La grandezza non è questa magica, misteriosa, inafferrabile caratteristica divina che solo pochi prescelti raggiungeranno mai. Sai, è qualcosa che davvero esiste in ognuno di noi. È molto semplice. Questo è quello in cui credo. Sono pronto a morire pur di realizzarlo. Punto. Capisci? Penso che spesso, invece, rendiamo la situazione più difficile di quel che dovrebbe essere. Non c'è via di scampo. Indipendentemente da quanto sei dotato, il tuo talento ti lascia a piedi se non sviluppi le tue abilità. Se non studi, se non ci lavori su, se non ti dedichi in mente e corpo a migliorare ogni singolo giorno, non sarai mai capace di esprimere il tuo talento nel modo in cui vuoi. L'unica cosa che mi distingue da molti altri è che non ho paura di morire su un tapirulano. Puoi avere più talento di me, puoi essere più intelligente, ma se entrambi saliamo su un tapirulano, è una delle due. Tu molli prima o io ci lascio la pelle. È così che funziona. Voglio che la mia vita, voglio che il mio lavoro, la mia famiglia, voglio che significhino qualcosa. E ti dico, se non stai rendendo migliore la vita di qualcun altro, allora stai sprecando il tuo tempo. Capisci? La tua vita diventerà migliore rendendo migliore la vita degli altri. Prima che chiunque altro al mondo ci creda, ci devi credere tu. Io mi sono trovato spesso ad un bivio nella mia vita. Io ho sempre saputo qual era la direzione giusta. Senza incertezze sapevo qual era, ma non l'ho mai presa. Mai. E sapete perché? Era troppo duro imboccare. Questo succede a chi è giunto ad un vivo ed ha scelto una strada. Ed è quella giusta. È una strada fatta di principi che formano il carattere. Lasciatelo continuare nel suo viaggio. Voi adesso avete il futuro di questo ragazzo nelle vostre mani. È un futuro prezioso. Potete credere. Non lo distruggete. Proteggetelo, abbracciatelo. È una cosa di cui un giorno andrete fieri, molto fieri. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Thoreau dice: molti uomini hanno vita di quieta disperazione. Non vi rassegnate a questo. Ribellatevi. Non affogatevi nella pigrizia mentale. Guardatevi intorno. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita.
Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente.